Trading, 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 un po' di pillole di trading, ragazzi, in questi video per cercare di capire una cosa importante è la logica che bisogna applicare quando si fa questo tipo di attività e quando fate qualche tipo di trade. Vi ho accennato nel video, l'ultimo video di questa settimana, vi avevo accennato una frase un po' così che lasciava quella famosa domanda, quella che si usa sempre nelle serie TV, quelle che poi vi fanno vedere la puntata successiva, quindi più o meno vi ho lasciato con quel tipo di logica che era: ma è più importante decidere l'ingresso su un'operazione di trading o più importante decidere l'uscita su un'operazione di trading? E quando è che si guadagna? Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video piccolino di approfondimento per una cosa molto rilevante e molto importante. Volevo prendere spunto dall'ultima operazione fatta dal mio trading system mid-term, quello che condivido nella Trading On Academy, la nostra Academy Premium. Stiamo diventando anche abbastanza numerosi, ragazzi, dove si condividono una serie di informazioni di natura operativa, molto tecnica, e una community dedicata al trading solo del mercato criptovalute ed è dedicata, ragazzi, a trader medi advanced, quindi non è per trader basic, perché quello che condividiamo lì sono importantissime informazioni e sono anche i famosi segnali di trading. In questo tipo di segnali, tra questi tipi di segnali, c'era il mid term di cui lunedì vi avevo parlato, indicando che era entrato long in posizione su Bitcoin a 9.700 dollari. A questo punto mi è venuto in mente: creiamo questo video di approfondimento, questa pillola di trading. È più importante l'ingresso giusto o l'uscita giusta quando si fa profitto? Prendiamo ad esempio il trade fatto dal nostro trading system mid-term e andiamo a vedere che fine farà. Ve ne parlerò nei prossimi video, quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere gli aggiornamenti di queste piccole chicche. Vi farò sapere dove è andato a finire, ma oggi ragioniamo appunto se è più importante l'ingresso o più importante l'uscita nel trading online. Partiamo dal primo punto, che è l'ingresso nel trading. Quanto è importante, ragazzi? Allora, è importantissimo l'ingresso nel trading, soprattutto per una cosa, ragazzi, che non è l'ambito del profitto, è sdregato dal profitto. L'ingresso nel trading ha una rilevanza estremamente importante per un lato, ed è il lato emotivo nel trading. Perché intanto è sdregato dall'ambito del profitto? Perché semplicemente, ragazzi, dipende, il profitto dipende più dall'uscita, quindi ne parleremo tra poco alla fine del video, mentre il livello di ingresso è molto importante anche da un punto di vista di profitto solo se fate trading intraday o scalping, quindi se fate delle operazioni dove voi entrate entro pochissimi secondi, minuti, secondi un po' eccessivo, minuti, andate a uscire dall'operazione. A quel punto il livello di ingresso assume una grandissima rilevanza anche per il lato profitto. Ma intanto voi sapete che se siete basic nel trading, se state studiando da poco, se avete una formazione che sta evolvendosi, non dovete fare scalping, non dovete fare trading intraday, perché il trading intraday, ragazzi, non è adatto a chi si sta formando, assolutamente sconsigliato. Oppure, se volete farlo, fatelo in demo, ragazzi, fatelo in demo, perché a quel punto lo usate come metodo di formazione, ma non come trading vero, ok? Lo so che molti di voi stanno dicendo: ma io faccio scalping. Non va bene se siete neo trader, perché nella formazione subite una serie di problematiche. Non mi dilungo qui, ragazzi, ci vorrebbero giornate intere per parlare di queste cose, ma subite una serie di problematiche che non fa per voi, perché a livello mentale, a livello psicologico vi stressa al punto tale che nella maggior parte dei casi poi il 70-80% dei trader, oltre a perdere, va anche e soprattutto ad avere un problema di diniego. Quindi vi allontanate da questa splendida materia semplicemente perché il trading intraday è estremamente difficile, non va bene per i neo. Quindi il punto di ingresso per i neofiti non ha importanza sul profitto. Quindi se entrate, per esempio, a 9.700, come è entrato il mio trading system, di lunedì, o entrate a 10.200, ma cosa cambia se state cercando un'operazione che deve fare 2.000 dollari di profitto? Questo è quello che sto cercando di dirvi. Quindi il punto di ingresso ha
E certamente, ragazzi, non potete dire ok, lo stesso se entro a 10.000 o a 20.000. No, questo no, chiaramente non stiamo dicendo questo, quindi sempre nella razionalità delle cose, ma dovete capire che non è importantissima chiaramente la $50 di oscillazione per il punto di ingresso. Però è importante per una cosa, serve ad una cosa, ragazzi, che è molto molto importante: il trading emotivo. Vi aiuta nel trading emotivo. Il giusto ingresso, quello che fa, ragazzi, soprattutto se fate questo trading, come vi ho detto, multi-day, quindi non intraday, assolutamente sconsigliato per i neofiti, vi aiuta il giusto ingresso a fare una cosa, a stare più tranquilli, a sentirvi un po' appagati, ad aver cavalcato il toro in maniera giusta, ad essere saliti correttamente sul mercato. Perché una cosa succede, e qui lo dico e voglio nei commenti anche tutti quelli che hanno vissuto questa esperienza che vi sto per dire, ragazzi, quindi scrivetemelo nei commenti. Succede questo: quando mancate un ingresso che ritenete valido da un punto di vista di prezzo, che possiamo definire un prezzo buono, chiamiamolo così, quando perdete il punto di ingresso corretto in un trend, per esempio long, come quello che ha fatto Bitcoin in questi giorni, a quel punto vi viene immediatamente un atteggiamento di rimandare l'ingresso. Quindi avete perso il livello di ingresso a 9.700, ce n'era uno a 10.000, beh, aspetto per vedere se arriva a 10.200, perché secondo me adesso perde forza. Poi arriva a 10.200 e dite: ma 10.200 adesso è troppo alto, io prima la potevo comprare a 10.000, prima la potevo comprare a 9.700, cosa faccio? Aspetto un po' che ritraccia e mettete un ordine limit a 10.050. Poi sale a 10.700 e dite: cavolo, non sono entrato, che cosa ho fatto? Peggio ancora, faccio short. Questo è il problema del corretto ingresso sul mercato. Il corretto ingresso sul mercato per i trader, anche multi-day, quelli di lungo periodo, è un problema emotivo, non è un problema di profitto, ragazzi. Perché dovete fare il giusto ingresso sul mercato? Perché dovete proteggere la vostra testa, dovete proteggere la vostra mente anche da questo errore emotivo. E quindi cercate sempre di ricordare che il giusto ingresso deve avere una logica per voi quando impostate la vostra strategia. Vi ricordate il trading plan? Ne parliamo sempre qui su Trading On. Ho fatto dei video webinar di approfondimento importanti sul trading plan. Quando fate il giusto trading plan, voi dovete tenere a mente che il prezzo di ingresso deve risolvere un problema per voi, non massimizzare il profitto, bensì non farvi avere problemi emotivi nel trading. Quindi dovete avere più strade di ingresso, ragazzi. Dovete impostare più livelli di ingresso, in modo tale che se ne perdete uno, c'è la seconda fermata. Se su un treno non salite alla prima stazione, c'è la seconda stazione che potete prendere. Bene, passiamo invece all'altra parte. Il punto di uscita è collegato invece al profitto. E qui mi rifaccio l'operazione che stiamo gestendo con il trading system mid term, ok? Siamo in profitto più o meno di un migliaio d'euro a quando sto registrando questo video, ragazzi, ok? Ma è vero che questo profitto sarà poi incassato? No, perché il punto di uscita ci darà effettivamente il profitto. È la strategia che noi usiamo nel punto di uscita, ragazzi, deve fare una cosa, mediare tra due rischi. Il primo è la perdita del nostro profitto accumulato, si chiama così. Avete accumulato il profitto, in questo caso più o meno un migliaio d'euro per quanto riguarda di dollari, per quanto riguarda il nostro trading system. Quindi il primo rischio che abbiamo è perdere questo profitto accumulato. E il secondo rischio, indovinate qual è, ragazzi? Il secondo rischio è perdere il possibile profitto che potrebbe ancora arrivare, cioè un altro long, un altro trend, la continuazione del trend. Quindi cosa facciamo a questo punto? Andiamo a decidere un livello di uscita, una strategia di uscita dalla posizione che deve mediare fra questi due rischi. Ok, lo so che semplifico, ragazzi, sono un trader minimalista, mi stanno definendo così. Ho deciso anche che probabilmente scriverò un libro a breve proprio sul trading minimalista, perché io faccio sempre questo, l'ho fatto anche nei miei corsi: togliere confusione. L'uscita dal trading vi serve, e la strategia che dovete utilizzare nell'uscita dal trading vi serve per risolvere questi due problemi. Mediate tra questi due problemi. Ricordatevi una cosa: la coperta è sempre corta. Non potete ottenere il massimo dall'uno e il massimo dall'altro.
Quindi mettetevi semplicemente l'anima in pace. È molto meglio stare più tranquilli e rendersi conto che certe cose non sono possibili. È come dire voglio fare un ponte gigantesco e non spendere neanche un euro. Non si può fare. Quindi a quel punto scegliete cosa? Il trade-off, come si dice, che va meglio per voi. La tecnica di uscita, la strategia migliore per voi, che vi consenta di minimizzare il rischio di perdita del profitto, ma anche l'altro rischio, ragazzi, quello di perdere l'eventuale continuazione di quel trend. Trovate la vostra scelta giusta. Bene, vi ho detto quello che penso su questo argomento importantissimo, ve l'ho tradotto come sempre faccio in parole molto sintetiche e spero sia stato di vostro gradimento e soprattutto di aiuto questo tipo di video. Io vi ringrazio e vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere i nuovi aggiornamenti, lasciatemi i pollicioni in su per farmi continuare questa mia splendida attività e passione su YouTube. E poi che dire ancora nei commenti tutto quello che vi frulla in testa. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!